colgo l'occasione per fare un po' di pubblicità. Il numero di Sulla Testa che è uscito adesso è sul G8 del 2001 e c'è anche qualche riflessione sul perché abbiamo perso. Io vorrei fare due sole riflessioni su un altro problema, ed è che se noi avevamo ragione 20 anni fa, in realtà penso che abbiamo ragione anche adesso. E allora il problema è capire che cosa fare adesso. Io penso che lo slogan che si è scelto per l'assemblea, voi la malattia, noi la cura, sia giusto, ma messo così può risultare pretenzioso. Perché in realtà io credo che non siamo noi la cura. Noi possiamo indicare un metodo per raggiungere la cura. E a me pare che il metodo sia quello seguito e proposto della condivisione, della coalizione, della costruzione paritaria, dell'unità, del riuscire a capire i percorsi attraverso cui l'umanità, nei diversi modi in cui è sofferente, si ritrovi non gli uni contro gli altri nella guerra tra i poveri, ma si ritrovi unita contro i G8, contro i padroni, contro i banchieri, chiamatela come volete. Ma questo è il nodo. Allora io penso che 20 anni dopo questo, io credo noi l'abbiamo capito, che il tema della coalizione, che fu alla base del successo della mobilitazione di Genova e della sua tenuta, che non siamo stati capaci di tenere in questi anni per 1001 responsabilità, a partire da quelle di chi parla, che non siamo riusciti a tenere, penso che abbiamo capito che questo nodo non si può lasciar cadere. E allora a me pare che la proposta che è stata fatta della mobilitazione a fine ottobre di ricostruire, di costruire un percorso unitario di tutti gli spezzoni che almeno in Italia provano a muoversi sul terreno dell'alternativa, a me pare la strada giusta. E quindi prima Gigi diceva, insomma, abbiamo delle colpe da espiare, cerchiamo di espiarle a positivo facendo delle cose buone. Questa qua a me sembra una cosa buona. Se riuscissimo a far ripartire anche da oggi, anche da Genova, un messaggio di ricostruzione, di coalizione di tutti coloro che si muovono sull'alternativa, secondo me avremmo fatto una cosa buona. E c'è un'ultima cosa che voglio dire in un minuto. Io penso che bisogna fare attenzione a non farsi accecare dalla vittoria degli altri, degli avversari, perché la sindrome di Stoccolma è sempre lì. E io penso che è vero che loro hanno vinto, ma loro hanno anche avuto delle sconfitte, una enorme, che noi non sottolineiamo abbastanza. Loro 20 anni fa raccontavano che il mondo della globalizzazione neoliberista sarebbe stato un mondo in cui spariva la povertà, in cui sparivano i problemi, in cui si addirittura le diseguaglianze si riducevano, perché loro dicevano: voi parlate di rapporto col terzo mondo, ma siamo noi che produciamo lo sviluppo nel terzo mondo. Loro avevano una narrazione universalistica, come se il capitalismo fosse per l'appunto l'unica via per l'umanità, perché tutte le altre vie che si erano tentate erano finite a ramengo. Questa era la narrazione 20 anni fa. Adesso, a distanza di 20 anni, noi abbiamo le giovani generazioni che, grazie a Dio, sono scese in piazza a dire che vogliono un mondo in cui poter vivere e non in cui farsi la guerra per avere le risorse, le materie prime o l'acqua potabile o la terra coltivabile. Siamo in un mondo in cui le donne devono scendere in piazza a partire dalle cose elementari. Noi siamo in un mondo in cui torna la barbarie del razzismo e della guerra.